Play 38. Rivedi dall'inizio il programma in onda. Premi freccia su sul tuo telecomando. Buona visione. Ta-da! La si usa per fare effetto. La si usa quando si vuol creare meraviglia. La si usa per mostrare un bel piatto. Ta-da! Un'unica parola per stupire. Ta-da! Su RTV 38, Ta-da! La TV che non ti aspetti. Buonasera a tutti e ben ritrovati a questa nuova puntata di Ta-da! Con questo venerdì concludiamo un'altra settimana dedicata alla musica, quindi una puntata davvero divertente, anche perché parleremo di eventi, di libri, con scrittori e tanto altro. Quindi, a proposito di quest'ultimi, iniziamo dall'angolo del libro. In compagnia della scrittrice Roberta Lepri, autrice del libro DNA Chef. Grazie per essere con noi e ben ritrovata. Grazie a voi, buonasera a tutti. Come sta? Tutto bene? Tutto bene, grazie. Quindi, DNA Chef, di cosa parla? DNA Chef è la storia appunto di uno chef nostro contemporaneo, Guido Nocentini, un quarantenne in cerca di successo, che al successo sacrifica praticamente gli affetti, sacrifica qualsiasi aspetto della sua vita più personale, convinto di essere guidato in questa sua passione dal DNA, perché il nonno Giovanni, che era un cuoco esulato, esule alle tremiti durante il periodo del fascismo e quindi confinato là, aveva questa ricetta segreta e quindi il nipote è convinto di continuare questa che era una tradizione familiare, e a questo sacrifica tutto. Qual è l'idea fondante del romanzo e quindi il messaggio che trasmette? L'idea fondante è quella che tutti si debbano chiedere a un certo punto della loro vita cos'è veramente importante. Se lo chiede appunto Guido, se lo ha chiesto il padre, che era un operaio all'Ilva di Taranto, così come era la domanda che si è posta a un certo punto il nonno Giovanni, che appunto alle tremiti si è trovato a dover combattere con la fame. Quindi tre generazioni di uomini che a un certo punto della loro vita si devono chiedere cos'è veramente importante, cos'è che per loro conta. Una storia, un romanzo ambientato dove? Allora, è ambientato nella parte, diciamo, storica tra Firenze e le isole Tremiti, e nella parte contemporanea un po' in giro per il mondo, perché Guido si afferma come chef specialmente in un ristorante stellato londinese. Sbaglio, sta riscontrando già diverse soddisfazioni, in quanto il romanzo è stato acquistato da una casa editrice a Praga addirittura. Sì, infatti questa è, diciamo, la notizia, una delle tante notizie belle che riguardano questo romanzo. Appena uscito, nei primissimi giorni, è stato letto da una traduttrice molto importante, Repubblica Ceca, che ha deciso di proporlo a un editore, e l'editore a Praga lo ha comprato in 48 ore. Quindi, diciamo, questa cosa qui è stata esplosiva, se vogliamo, perché inaspettata, è molto bella. Tra l'altro è stato recensito dove? Allora, è stato recensito da Simone Innocenti sulla lettura del Corriere della Sera, e successivamente, poco dopo, il giorno seguente, sulla Gazzetta del Mezzogiorno, Diego Zandel ha fatto una bellissima intervista che in qualche modo mi ha riportato alle tremiti. Il 24 di febbraio sarà presente per firmare le copie del libro, dove? Sì, il 24 di febbraio sarò alla Leopolda a Testo per firmare le copie allo stand Voland. Alle 18 avrò il grande onore e il piacere di presentare in anteprima assoluta in Italia Melino Tomb con il suo nuovo romanzo, Il libro delle sorelle, che è un romanzo meraviglioso, quindi non perdetelo, venite alla Leopolda sia per me ma soprattutto per Amélie.
Da una data all'altra, dal 24 di febbraio al 17 di marzo. Sì, il 17 di marzo lo presenterò, presentarmi sarà proprio appunto Simone Innocenti, che è questo giornalista del Corriere, a Libraccio in via dei Ceretani. Dopo ci divertiremo anche a descrivere la copertina e ci sembra di capire che le piace il colore viola. Il colore viola è bellissimo, piace a me e soprattutto piace a Voland, che lo declina, il suo grafico, la mente grafica di Voland, Alberto Le Caldano, declina il viola in tutte le sue sfumature e quindi i libri Voland sono libri eccezionali per la loro bellezza. Voland sì. Ha portato in Italia la letteratura, la grande letteratura contemporanea dell'Est, e gioca appunto con questo colore, queste copertine bellissime. Sì. È vero. Grazie Roberta, ci torniamo grazie più tardi. Grazie perché mille. Adesso, per un venerdì in sicurezza, Rock and Safe. In compagnia, come sempre, ovviamente del nostro Stefano, oggi ciao. Bello floreale. Sì, sì, anche se è freddo, è inverno, però insomma voglio chiamare velocemente la primavera a noi, dai, mettiamola così. Speriamo, speriamo. In compagnia di un ospite speciale che ce lo presenti e poi lo intervisti. Beh, ovviamente, sì, l'ospite è Simone Papi, che innanzitutto, Simone, ti ringrazio di essere qui con noi. Lui è un artista, un produttore, poi c'è un pianista, quindi ci racconterà. Il motivo per cui ho chiesto insomma la sua partecipazione è perché quando ascoltiamo una canzone, magari noi siamo attratti naturalmente dalla solista, dal solista o dalla band. In realtà la canzone è un'architettura prevede la partecipazione di così tante persone. Che tante volte sono anche più protagoniste, no? Del brano stesso. Esatto. Però a questo ci arriveremo e vi spiegherò anche qual è il nesso con la cultura della sicurezza. Però intanto, Simone, te hai cominciato a approcciarti alla musica un bel po' di tempo fa. Eh sì. Un bel po' di tempo fa ho iniziato con Enzo Ghinazzi in Arte Pupo a 17 anni, che mi chiamò a suonare le tastiere nella sua band nell'85, per cui si parla veramente di tanto tempo fa. E comunque in due anni abbiamo fatto due volte il giro del mondo, per cui un'esperienza pazzesca per l'età che avevo, insomma. Mi sono svegliato subito, mi sono trovato davanti a... Poi niente. Catapultato proprio nel mondo lavorativo da giovane. E poi niente, da cosa nasce cosa, tournée con Umberto Tozzi. Fino a che sono entrato in studio di registrazione, ho fatto il secondo disco di Laura Pausini. Insomma, tutti i nomi che immagino. Non il primo, il secondo, sì. Ho fatto il secondo disco di Laura Pausini, poi mi chiamo Raff per collaborare con lui. Una collaborazione lunga, fra l'altro. Una collaborazione lunga, 16 anni, sì. Mm-hmm. Abbiamo fatto tante cose. Ho iniziato come programmatore, tastierista, poi sono evoluto come arrangiatore, produttore, sono arrivato a produrre dischi insieme a lui, insomma. Ecco, come funziona, spiegalo a me profano, così come a chi ci segue, cioè come funziona? L'artista arriva con un'idea di un brano? Sì, dipende. Allora, ci sono gli artisti che preferiscono comporre le musiche da soli o comunque partecipare a parte della produzione da soli. E Raff faceva parte di questa, insomma, porzione di artisti, e mentre altri sono dei semplici cantanti bravissimi, come può essere Mengoni, L'Amoroso, che però hanno bisogno di brani, perché non compongano loro direttamente, ma devono procurarsi dei brani, per cui c'è una ricerca approfondita dei brani, poi i brani vengono provinati, sul provino vengono selezionati, di solito si fa, diciamo il 40% in più dell'album di provini, e poi su tutti i provini vengono selezionati e poi i brani scelti vengono prodotti in studio. Tutti i nomi, fra l'altro, hai detto bravissimi, anche con Mengoni lo hai citato, hai sì, lavorato. Sì, no, non ci ho lavorato con Mengoni, ci siamo incrociati, ho fatto la produzione di un pezzo di X Factor, che poi hanno preso lo stesso pezzo e gli hanno dato a lui, però io l'avevo fatto per un altro artista. E no, non ci ho lavorato. Ok, ma
con tutti ora, gli altri sì. L'artista immagino sia tutto, sia bello lavorarci. C'è uno che ti porti il cuore, nel cuore, boh, per il rapporto, per la canzone, vabbè, che è venuta fuori? Ma Raffaele abbiamo condiviso parte della vita insieme, per cui chiaro che ci sono legato in maniera particolare. Abbiamo fatto anche dei successi insieme, tipo Infinito, è nato tra me e lui, insomma, eravamo in Carlotta studio. Se te lo ricordo che te sei giovane, però io me lo ricordo. Quello lì. Allora. Io sto ancora qui a pensare a te. Allora, esatto. Fantastico. Poi vabbè, Alessandra, perché me l'hanno data, che ero in studio a missare il Stupida e lei stava vincendo Amici. C'era l'attuale tastierista, che lui è rimasto con lei, e che praticamente venne giù dallo studio, perché era uno studio residenziale dove si viveva, diciamo. E praticamente lui era in salotto a vedere lei che vinceva Amici, mentre io ero giù accanto al fonico a missare il pezzo Stupida, e che scese giù, ha vinto Amici, tutto contento. Così, e anche quella è stata una bella esperienza. Sì, anche perché poi comunque, a parte quello, ho fatto il disco dopo ancora, per cui c'è stata una collaborazione di 3 dischi. Questo ce lo racconti, mamma mia quante storie, è incredibile. E infatti non grazie vedo l'ora Stefano per averci portato oggi un ospite così. grazie a Simone, no, grazie a voi. Speriamo già allora di saperne di più. Grazie, a dopo. Andiamo avanti parlando adesso di uno spettacolo, Il Mercante di Maschere. In compagnia del direttore artistico Teatro Dalmaviva, Duccio Barlucchi. Grazie per essere con noi e ben ritrovato. Grazie a voi, buonasera. Quindi, 18-19 febbraio al Teatro Il Progresso di Firenze, Il Mercante di Maschere, giusto? Esattamente, Il Mercante di Maschere è uno spettacolo che è nato nel tempo del lockdown, quando noi teatranti non sapevamo nemmeno se avremmo ripreso a fare qualche cosa. E è stato un momento, come dire, anche propizio per andare a riprendere in mano tutto quello che si era accumulato in tanti, tanti anni di lavoro e che in un momento di inerzia, naturalmente, no, è l'idea migliore, quella di andare a vedere che cosa di buono c'è ancora che non è ancora venuto fuori. E lì c'erano scene, personaggi, un po' troppo piccoli per essere spettacolo in sé, ma che messi insieme, rivisitati evidentemente e riattualizzati, hanno poi dato il materiale per questa bella avventura del Mercante di Maschere, perché io sono solo in scena dopo tanti anni di grandi spettacoli con tanti attori, palcoscenici importanti e grandi, invece in un piccolo teatro a Firenze dove abbiamo la sede del Teatro Dalmaviva e dove appunto, essendo solo, finalmente posso lavorare dopo oltre 30 anni che ci porto gli allievi. Da solo per 70 minuti di spettacolo, ecco, cosa si prova? Beh, si prova una full immersion, perché si inizia ed è un respiro che va avanti, anche perché lo spettacolo si compone di quadri, con e senza maschere, sono tutti testi miei inediti, quindi sono vari personaggi, si va dall'umorismo all'emozione con la suggestione delle maschere e si prova questa sensazione, perlomeno per me che ne sono autore, regista e interprete, di far nascere qualcosa che non vedeva l'ora sostanzialmente. C'è stato un primo studio l'anno scorso con il titolo Coriandoli Visionari, che è stato accolto dal pubblico in una maniera che mi ha commosso e quindi ancora più motivante per portare questa nuova versione rivista e sedimentata e anche modificata che va in scena il 18 e 19 febbraio. Tra l'altro ha vinto un premio, Comunicare l'Europa. Sì, ho appena saputo appunto che riceverò il 7 di febbraio questo premio Comunicare l'Europa alla sede del Parlamento Europeo di Roma. Quindi complimenti. Grazie di cuore. Io ringrazio anche chi ha scelto il mio lavoro per questo premio. Vorrei citare il professor Luca Filipponi, che è il presidente del Menotti Festival di Spoleto. E è una soddisfazione dopo tanti anni, anche ci sono stati altri premi, ma questo francamente arriva anche nel momento ideale, perché arriva una settimana praticamente prima, sì, che vada in scena lo spettacolo.
Quindi, a proposito dello spettacolo, ci saranno testi suoi originali con e senza maschere, come ha detto, con dall'umorismo alla poesia. Quindi, qual è il messaggio dello spettacolo e di conseguenza delle maschere che tra l'altro ce le ha portate in studio? Sì, c'è qualcosa qui insieme con me. Diciamo che il messaggio è che l'uomo vive tanti momenti diversi e appunto in dei momenti ha una leggerezza, ha anche umorismo, ha anche divertimento, in altri momenti entra un po' dentro di sé, perché chiaramente le cose magari non sono esattamente come le vorrebbe, e allora può farsi delle domande e allora può trovare emozioni, suggestioni, poesia da vivere con leggerezza ma ugualmente con profondità. Tra l'altro questo è uno spettacolo che va bene anche per ragazzi, certo. Io ho due figli di 11 anni, ci hanno portato anche gli amici e sono rimasti incantati, quindi è stato un ottimo test. Grazie mille, ci torniamo più tardi. Grazie. Adesso fuori porta. In compagnia del nostro geologo e divulgatore Stefano Farinelli. Bentornato, allora, a me no, ovviamente, quindi sono contentissimo di ritornare a fare la nostra lezione di scienza per tutti. A volte insegnante, a volte chef, cuoco, a volte cicloturista, però diciamo che di scienza sempre si parla, di ambiente, quindi insomma facciamo un qualcosa che può servire a tutti, ripeto, una divulgazione. Quindi, cosa scopriremo oggi grazie a Fuori Porta? Allora, oggi torniamo a Firenze. Carlotta, l'altra volta, ti ricordi, siamo stati a Firenze a trovare un geosito, sì, molto importante, Palazzo Pitti. Palazzo Pitti è costruito, si era detto, con la pietraforte, questa roccia di colore ocra che insomma contorna tutta la struttura. Oggi ritorniamo a Firenze per parlare di un altro geosito urbano, quindi di un'altra struttura che porta con sé un'altra pietra, che in realtà non è la pietraforte, ma è la pietra serena. Allora, questo format, ovviamente, sempre promosso dall'Ordine dei Geologi della Toscana e patrocinato dal Comune di Firenze, ripeto, ritorna all'interno della città in questa piazzetta, in realtà, che poi è vicino anche all'Arno. Si percorre un po' i vicoli di Firenze e poi si trova questo bellissimo luogo che poi ora andremo a scoprire. Quindi chiedo alla regia di mandare il primo servizio. Sì, intanto iniziamo. Prego, regia. Può una roccia svelare i segreti del passato? Sono Stefano Farinelli, geologo e divulgatore ambientale alla ricerca dei geositi più interessanti del territorio italiano. Vieni con me a scoprire cosa si cela dietro queste meraviglie della natura ed in che modo l'uomo si rapporta con loro. L'avventura inizia da qui. Firenze toglie sempre il fiato. Bellissima. Abbiamo visto tra l'altro un palazzo fiorentino anche questa volta, quindi ci parlerai delle pietre da costruzione. Sì, in questo caso il palazzo, la struttura che si vede dietro le mie spalle è proprio il Museo Marino Marini, è un'ex chiesa, pensa tu, Carlotta, che in realtà non è stata costruita con la pietra serena, ma ha delle sculture di fuori, quindi davanti, ha dei leoni, pensa tu, in pietra, che si sono poi in realtà nel tempo un po' degradati, ma questo lo vedremo dopo. E quindi possiamo andare a scoprire questa roccia, che in realtà viene utilizzata per ornamento e non per costruzione. Ha una differenza con la pietraforte, che il nome lo dice, la pietraforte era un pochino più resistente, quindi la pietra serena o macigno, che è il nome geologico, ecco, quella che poi possiamo ritrovare non solo ovviamente a Firenze, ma la pietra serena fa parte un po' di tutte le case, perlomeno in Toscana, una pietra di colore tutto sommato grigio, che poi col passare del tempo, soggetta agli agenti atmosferici, cambia insomma un pochino anche lì colore, ecco, però è differente dalla pietra forte, che è un colore piuttosto giallo. Come mi sono sempre chiesta, ma li mostri questi video ai tuoi alunni? Sì, qualche volta sì, qualche volta glieli mostro, perché 3 ore di matematica sono tante.
E quindi qualche volta durante scienze, ovviamente, anche perché ovviamente si fa anche scienze, durante scienze glieli faccio vedere, sono molto didattici, poi loro mi seguono su YouTube, su RTV38. Certo, se no dove? Li salutiamo, tutti saranno presenti, all'ascolto adesso. La classe, no? Sì, prima B e terza, ovviamente. Come andremo avanti nella seconda parte? Andremo avanti con il nostro professor Marco Benvenuti, che ringrazio dell'Università degli Studi di Firenze, che ci spiegherà qualcosa in più di questa pietra, sia all'interno della città che in campagna. Chissà se ti vedremo in bicicletta. No. No, oggi no, oggi no. La oggi a piedi. Bicicletta e dai calzini. Oggi Pac-Man. Oggi hai gli orecchini. Sì, gli orecchini con la bici. Qualcosa regalati dall'Orna. Sempre questo. Sempre, vero? Fisso, che salutiamo anche sempre. Lei. Grazie mille Stefano, grazie quindi a dopo, va bene? Adesso c'è il nostro passaggio in cucina, è venerdì, quindi siamo in compagnia del nostro chef Daniele, no? Buonasera. Direttamente dalle bontà di Giulia. Direttamente, sì, sono venuto via di lì e sono venuto subito qua. Nuovamente di bianco vestito. Vedi, alternando. Cosa succede oggi? Io nera, tu bianco. Oggi facciamo una cosina molto bellina, queste patate con una salsa mornay, delle verdurine con sopra un polpo grigliato molto buono, una cosina molto bellina. Quindi una ricetta comunque sia ricchissima di ricchissima, molto colorata, molto bellina. Sì. Accidenti. Dalle ore? 19. Come sempre. Chissà se ci farà compagnia la nostra star del venerdì, sta parlando di Ivana, le faremo sapere. Io vi farei molto compagnia, molto, con tanto piacere, ma purtroppo Montecatini Terme mi aspetta questa sera, quindi non posso rimanere ancora dopo la nostra diretta. Ma detto questo, sentite come sto molto bene, ma non potevo esimermi dall'essere qua con voi. Detto questo, sono curiosa di vedere chi è venuto a trovarmi oggi nel nostro teatro. Vediamo una foto, eccolo qua. Oh, un musicista, un ragazzo giovane, sembra, che dicono sempre che i classici sono tutti anziani, invece non è vero. Facciamolo entrare nel nostro teatro. Eccolo qua. Buonasera. Ivana. Chi è lei? Io sono Gregorio Del Vecchio. Sono un musicista. Gregorio Del Vecchio, che nome importante. Il nome di un papa è importantissimo. Appunto. E quindi è stato volutamente scelto. No, in realtà è nato per caso. Nel momento del parto dovevo chiamarmi Alessandro, invece mio padre stava per dire Ale Gregorio. Madre ha deciso così. Uguale, proprio lo stesso identico nome, Alessandro e Gregorio. La lunghezza è simile. No, Alessandro è più lungo, dai, su quello ti è andato bene. Ti è andata bene con Gregorio. Senti, dove sei? Ti do del tu che sei giovane. Io sono di Firenze, ma sto a Pisa. Ah, sta a Pisa, stai a Pisa. No, non è vero, ti sto prendendo in giro, è il contrario. Sono di Pisa e sto a Firenze. Ok, posso chiedere alla regia se possono abbassare un po' la musica, che sennò non sento che sono sorda, oltre che tutta occlusa. Allora, dicevi, quindi sei di Pisa, ma vivi sono a Firenze. Sono di Pisa, ma sto a Firenze. Ok, Pisa, ma vivi a Firenze. E cosa fai nella vita? Sono il musicista? Sono un musicista, suono in orchestra, mi occupo di orchestre, di concerti, produzioni sia cameristiche che orchestrali, sinfoniche. Quanti anni hai? Io ho 24. Quanti? 24, ho cominciato presto. Sono da rottamare, non c'è niente da fare. 24. Sì, ho capito, non so se ho detto sono da rottamare. Pensavo non avessi capito. Si prendono gioco di me questi baldi giovani, devo massacrare. Senti, ho letto nella tua biografia che anche tuo padre è un musicista, giusto? Sì. Sono figlio d'arte, mio padre è musicista, insegna in conservatorio e lui è pianista, io invece ho preso un'altra strada, il più lontano possibile dallo strumento a tastiera. Come mai? Il padre che ti insegna non è... sicuramente non te lo fa amare. Quindi non ami il pianoforte? No, lo amo, ma non l'ho studiato, che è okay. Diverso. Ok, il pianoforte complementare che ti tocca sì, fare in conservatorio. Solito, le cose di routine, sì. Senti, poi ho letto che il tuo esame per il diploma, per la specialistica, è stato singolare. Perché hai scritto questa cosa? Singolare perché sicuramente non è il primo in Italia, ma sicuramente il primo a Firenze, perché si è svolto
tutto quanto accompagnato con l'orchestra del conservatorio, e infatti ringrazio docenti e ragazzi che sono venuti a suonare con me, e niente, mi hanno accompagnato in questo percorso fino alla fine. E quanti elementi erano? Erano 40 elementi più o meno. Ah, insomma, un'orchestra di 40 elementi per un esame non male, sei costato un botto al conservatorio. Sono costato molto. No, infatti ringrazio tutti i ragazzi che si sono prestati volontariamente e senza alcuna retribuzione. No, ma non va bene, vanno pagati, li devi pagare, salatissimi! Sono stati ripagati in crediti, si può dire così. Ah, ok, allora dai, allora sono stati pagati, dai, in qualche modo sono stati pagati. Senti, sei fidanzato, sposato? Sono in via conoscitiva. Sei, scusa? In via conoscitiva, è una nuova storia, è un nuovo termine. In via conoscitiva, giuro, non l'avevo mai sentito, ma lo userò spesso, perché anche le mie sono sempre in via conoscitiva. E le cose nuove. E cosa fa? Anche lei è clarinettista. Anche lei è clarinettista? Sì. Mamma. Però, vi siete conosciuti tra i banchi del conservatorio? Non tra i banchi, ma accanto in orchestra. Ah, quindi tra un sol diesis e un do maggiore. Esatto. Gli hai ammollato un la, insomma. Esatto. Più o meno è andata così. Guarda te che artista, che artista. Ti ho tradotto tra le note di un pentagramma una via conoscitiva. Una via conoscitiva. Una via conoscitiva. Allora, caro Gregorio, ti ringrazio per il momento. Ti ringrazio io. Sono molto contenta perché ti vedo abbastanza spigliato e dopo faremo nell'altra parte delle domande ancora un po' più cattivelle, perché ho visto che con te ci può stare al gioco. Sì. E sarò molto perfida. Speriamo. Detto di no. Questo, linea a Carlotta. Quindi andiamo avanti e torniamo a parlare di DNA Chef. Ripartiamo proprio dalla copertina viola, un colore bellissimo, tra l'altro amato proprio anche da questa emittente. C'è rappresentato sopra un riccio di mare. Come mai? Perché diciamo che la ricetta che sta alla base di questa tradizione familiare appunto è a base di ricci di mare. Per cui dal Salento, dalla Puglia, insomma un po' la patria appunto dei ricci, tra l'altro tanto amati che la Regione Puglia ha dovuto fare un'ordinanza speciale per proteggerli. Eh già. Sì, perché sono in via d'estinzione. Che perché ricordiamo dove è ambientata la storia? In la Puglia. Storia, sì, la storia nella sua parte proprio iniziale è ambientata alle Isole Tremiti. Alle Isole Tremiti, dove io ho trascorso la mia ultima vacanza prima del lockdown. Ah. Quindi poi ho passato il periodo di pandemia cullandomi nel ricordo di questa vacanza bellissima e decidendo appunto di ambientare lì una parte del romanzo. Però come poi... segno d'amore verso queste isole. Bellissime. Spostarsi? Sì. A nella Firenze? Parte, sì, nella parte a noi... contemporanea, ma anche nella parte diciamo iniziale a Firenze, dove appunto i due protagonisti, nonni Giovanni e Beatrice, vivevano, entrambi orfani, lui cresciuto grazie all'istituto dell'ospedale degli innocenti, che ricordiamolo, a Firenze fin dal 1455 si occupa di infanzia e di bambini abbandonati. E poi appunto esule alle Tremiti, portato lì come prigioniero politico in confino nel periodo del fascismo. E lì parte diciamo questa saga familiare. Un libro con diversi messaggi che hanno l'obiettivo di raggiungere tutti, anche i più giovani immagino. Sì, perché sicuramente il protagonista Guido incuriosisce, un giovane, un quarantenne, incuriosisce perché parte dal basso, comincia dalla scuola alberghiera appunto in Puglia e poi viene lanciato in questa carriera verso ristoranti stellati in cerca di una sua affermazione personale. Quindi è un libro sicuramente che può piacere ai giovani, può piacere però anche a persone che amano la storia. Certo. Perché nella sua parte storica, che io ho studiato e approfondito,
appunto si occupa del confino, si occupa di un periodo, quello della Seconda Guerra Mondiale, in cui mancava tutto e tutto doveva essere utilizzato anche in cucina per resistere, per riuscire a sopravvivere in questi anni. Di zero spreco, che è molto importante anche oggi. Certo, assolutamente, senza spreco e anzi aguzzando l'ingegno, sì. Che è sempre la cosa giusta e importante. È la cosa più importante. È sicuramente un libro apprezzato in quanto è stato acquistato da una casa editrice a Praga. Sì, c'è stato appunto questo, come dire, questa sorpresa e a pochi giorni dall'uscita del romanzo si è fatta avanti prima una traduttrice molto importante, una traduttrice che ha portato nei paesi dell'est Tabucchi, Gadda, e ha letto il romanzo in anteprima e ha deciso appunto di proporlo a un editore praghese. L'editore praghese in 48 ore lo ha preso e uscirà appunto in Repubblica Ceca nel 2024. Quindi insomma è stata una bella soddisfazione. È stata una grande soddisfazione. Questo è il mio secondo romanzo Voland, ma è il mio undicesimo romanzo in carriera. Diversi. Sì, perché io ho cominciato nel 2003, tra pochi giorni saranno 20 anni dal mio primo romanzo, però il secondo romanzo appunto con Voland, che è una casa editrice indipendente ma molto molto importante. Quindi... Velocemente ripetiamo cosa succederà nei prossimi mesi, esattamente il 24 febbraio e il 17 marzo. Il 24 febbraio alla Leopolda c'è Testo, che è una vetrina importantissima, Voland sarà presente, io sarò a fare firma copia allo stand. E alle 18 presenterò Amélie Nothomb, che è un'importantissima scrittrice francese che pubblica con Voland e che ha vinto nel 2021 lo Strega Europeo. Quindi io la presenterò. Il 17 di marzo sarò a Libraccio, in via dei Cerretani, a presentare Diana Chef insieme a Simone Innocenti. Roberta, in bocca al lupo per tutto. Viva. A presto. Grazie, a presto. Adesso, Rockin' Safe. Eccoci qua, ritornati. Eccoci qua. E cosa hai in comune, o meglio, cosa penso di avere io in comune con Simone, per quanto io non sappia mettere due note insieme. Quindi il fatto è che quando ci contattano le aziende, siamo noi a proporci per avviare quello che è un programma di cambiamento culturale, non sempre sono sul palco come succede quando facciamo gli show in teatro, anzi. Quando siamo nelle aziende stiamo dietro le quinte nel educare, nel, se vogliamo, fare un po' direttori d'orchestra di tutti quelli invece sono i protagonisti, manager e lavoratori, affinché pian piano si vedano le cose cambiare. Ecco che da questo punto di vista, quando c'è una composizione di un brano, magari mi sento, io non realizzo musiche, armonie, però credo di poter creare quella che è la più bella armonia che c'è in un'azienda, ovvero la cultura della sicurezza. Ecco in questo dove mi trovo. Ecco Simone, il fatto di stare dietro le quinte, come lo vivi? A te sei stato in tanti tour, ce l'hai appena raccontato, anche sul palco. Sì. Ma lo stare che soddisfazione ti dà nel creare un qualche cosa come una canzone? Diciamo che il processo è molto lungo, cioè nel senso dall'idea della scrittura della canzone fino alla realizzazione un po' di tempo passa. La tecnologia chiaramente ci viene incontro, perché comunque con i computer oggigiorno si virtualizza tante cose che prima bisognava avere in macchinari, diciamo, in studio di registrazione. Per cui oggi si sta velocizzando un po' tutto il discorso della produzione musicale. Però è anche vero che si sta perdendo un po' di umanità nel fare le cose, perché prima ci voleva veramente tanto tempo, per cui si condivideva parte della vita insieme, mentre oggi col discorso di internet, che è comodissimo, perché chiaramente uno si scambia file in qualsiasi parte. Io attualmente sto lavorando per Londra e sono a casa e praticamente mando file su direttamente alla casa discografica e poi gli stampano, per dire. E
però è chiaro che un po' si è persa quella cosa del contatto umano, ecco, quello un po' manca, è venuto un po' a mancare. Così come insomma in tutte le relazioni il contatto umano poi fa scaturire delle energie, certo, che magari appunto la comodità, perché è una comodità dell'online, non ci può dare, certo, assolutamente. Certo. Senti, mi viene da farti questa domanda, perché ci sono tante aziende, no, nel mio mondo, ignare, no, delle cose che noi facciamo e magari da autodidatti si arrangiano un po'. Ecco, succede lo stesso nel mondo della musica, cioè, ci sono artisti che magari avrebbero un potenziale, però non riescono a esprimerlo perché oggi, proprio grazie al digitale, si può fare tanto homemade. Capita anche a voi? Esattamente così. Io ho uno studio di registrazione e sto gestendo uno studio di registrazione e molto spesso arrivano artisti giovani che non hanno, diciamo, loro pensano di avere un'idea di cosa è una produzione musicale, però poi alla fine, all'atto pratico, non hanno proprio mezzi, dalla semplice composizione all'arrangiamento fino alla registrazione, fino ad arrivare anche alla promozione, perché poi si ritrovano del materiale in mano registrato, anche fatto bene, però poi non sanno a chi proporlo. Per cui, ecco, secondo me, cioè, bisognerebbe sempre affidarsi o avere la consulenza di persone che comunque un minimo dentro il sistema ci sono, ecco, anche per avere un consiglio, un confronto. Beh, semplice sicuro, confronto. Insomma, è la stessa cosa avviene con noi, anche perché se poi raggiungere l'obiettivo di un bel brano, un brano che buchi, insomma, che abbia una sua cassa di risonanza, di sicuro, insomma, l'esperienza, la professionalità di persone come te. Quindi, insomma, visto, se c'è qualcuno che ci ascolta, ti può contattare. Ma no? Certamente, sì, io c'ho il profilo Facebook, mi può contattare tranquillamente lì, o sul mio sito, c'è l'email. Sono a disposizione. È un lavoro, quello sì, sicuramente, ma insomma, avere la soddisfazione poi di vedere fiorire nuovi artisti, questo è un piacere per tutti quanti, come lato mio, è un piacere vedere le aziende, no, che magari all'inizio faticano un po', però poi con un po' di spinta riescono a comprendere come certe dinamiche sulla sicurezza sono un piacere seguirle e non solo un dovere, come spesso si accade. Visto che sei stato tanto in tour, ti è sempre andata bene? Mi è sempre andata bene. Devo dire, una volta c'era delle strutture anche più semplici, poi si sono complicate, poi vabbè, ultimamente proprio l'ultimo evento grosso è stato il compleanno di Francesco Nuti con Panariello, Conti e Peraccioni, e tramite Marco Masini mi ha dato la responsabilità di fare l'orchestra. E lì era una struttura veramente grossa e io era qualche anno che non ero on stage, vedere tutti i tecnici col casco, ligi a tutte le regole. E sicuramente è una forma di cultura, è una forma anche di prevenzione. E di civiltà. E di civiltà. No? Che quindi, insomma, naturalmente ci sono attività più rischiose, attività meno rischiose, però insomma, certo, quando si vede che c'è una responsabilità nel non volersi far male, è un piacere un po', esatto, un po' per tutti. Esattamente. E non solo possiamo auspicare, non ci sia il cavo che magari al buio poi ci inciampi e te artista ti fai anche male. Beh, poi nell'ultimo slot magari parliamo di questo lavoro che stai facendo appunto per Londra e quindi dei progetti futuri. Grazie. Grazie mille. Torniamo a parlare di Il Mercante di Maschere. Ta-da! 18-19 febbraio, Il Mercante di Maschere. Testi suoi originali con e senza maschere, dall'umorismo alla poesia. Mm-hmm, esatto. Allora, questo discorso della maschera. In poche parole. Sì, sì, perché è difficile anche sintetizzare un po' tutto, perché ci sono i testi. E i testi, chi compone, ora parlava adesso appunto un musicista, chi compone sa com'è il momento in cui nasce un'idea, che poi va lavorata, ma c'è quel momento in cui la piantina buca la terra, no?
e si manifesta. E poi dopo chiaramente deve prendere tutto il suo vigore. A volte lo prende, a volte no, naturalmente. Quindi quanto lavoro c'è dietro? C'è stato? Ma il lavoro non, io credo che non si possa calcolare. Ci sono delle cose che vanno velocissime. Ci sono delle cose che invece hanno bisogno anche, magari partono veloci e poi hanno bisogno di una sedimentazione, perché, anche perché passando il tempo poi si diventa esigenti con se stessi. E questo credo che sia importante, anche per una forma di rispetto per quello che si fa e per chi poi ne fruirà. Per cui nel mio caso c'è un discorso di autore con questi testi appunto riportati dal tempo e riattualizzati. C'è il mio lavoro di oltre 40 anni di regista e di attore e finalmente la possibilità di lavorare da solo in un palcoscenico. Dico finalmente perché erano quasi 15 anni che non facevo un lavoro totalmente indipendente e autarchico. E poi ci sono le maschere, e le maschere sono un mondo. Cioè la maschera è qualcosa che risveglia una reazione istintiva, che può essere di attrazione o anche di repulsione, ma che non lascia indifferenti, specialmente le buone maschere, come dico io, perché la mascherina dipinta magari che si vede a Venezia, lì emozioni ce ne dà poche. Dice, sono stata a Venezia, ho visto le maschere, no, hai visto tanti costumi con qualche mascherina dipinta. Le maschere sono una roba molto antica, molto grande. C'è differenza. Dalla farsa alla tragedia ci sta tutto con la maschera. E nello spettacolo ci sono tante maschere che tra l'altro sono creazioni mie. Questo è il mio lato mascheraio, cioè tutte queste maschere poi nascono da un lavoro che negli ultimi 40 anni e oltre ho portato dal Messico al Brasile, all'Europa, in Italia. Io ho un atelier qua a Firenze. Sono davvero bellissime. Grazie mille. Sono appunto, io ho fatto tante mostre, tante esposizioni e tutto questo va intrecciandosi con il lavoro di teatrante e mascheraio. Ecco qua. Spettacolo per tutti, sì, perché non c'è volgarità, innanzitutto, perché si va appunto dall'umorismo all'emozione e alla poesia. E come dicevo prima, ho avuto degli spettatori bambini che hanno reagito in una maniera che mi ha veramente scaldato il cuore, perché è arrivato qualcosa anche a loro. E quando si arriva ai bambini, vuol dire che funziona. Velocemente ripetiamo cosa succederà il 7 febbraio. Allora, il 7 di febbraio sarà a Roma, la sede del Parlamento Europeo, dove nella sala delle bandiere riceverò il premio Comunicare l'Europa. E subito dopo, 18 e 19, sabato e domenica, serale e pomeridiana, il Mercante di Maschere al Teatro Il Progresso. In bocca al lupo. In bocca al lupo. Vi aspettiamo. Grazie mille, grazie, a presto. Adesso, fuori porta. Stefano, rieccoci qua, quindi sì. Seconda parte, secondo servizio, lo guardiamo? Andiamo a vederlo. Prego, regia. Sono di fronte all'antica chiesa di San Pancrazio, ora Museo Marino Marini. Qui si possono vedere benissimo dei leoni, tutti degradati, che il professor Benvenuti approfondirà attraverso delle spiegazioni di carattere geologico. Stefano, sì, siamo davanti appunto ad un'altra struttura importante, una vecchia chiesa sconsacrata e diventata, come dicevi te, sede di un importante museo d'arte moderna. E quello che vediamo qui sulla facciata e sui leoni, proprio l'esempio di come siano stati utilizzati materiali simili da un punto di vista litologico, cioè arenarie, di cui abbiamo già parlato per la pietraforte, e in questo caso pietra serena e pietra forte. Vedete che la facciata è fatta di pietra forte, mentre invece i leoni sono fatti di pietra serena. Un'arenaria che è molto, vedete, degradata, e che poi vedremo meglio quando andremo a vederla nelle cave dove si estraeva la pietra serena, è degradata perché ha caratteristiche meccaniche diverse da quelle della pietra forte. È una pietra più tenera, meno cementata, che all'azione degli agenti atmosferici subisce un forte degrado. Non è un caso appunto che la pietra serena sia utilizzata invece per costruire manufatti di uso interno agli edifici, come le soglie, come le scale, come le colonne, e invece sia piuttosto rara negli esterni degli edifici fiorentini. Infatti anche questo luogo, da un punto di vista didattico, è interessante proprio per mostrare ai nostri studenti di geologia come si differenziano i materiali lapidei che sono stati utilizzati nella costruzione della città e come la pietra serena mostri dei caratteri, diciamo, meccanici e fisici diversi da quella della pietra forte. Grazie
Quindi nel servizio il docente universitario sta parlando del legame fra la roccia e il museo. Assolutamente, non solo, ovviamente l'abbiamo rimarcato spesso sia io che Marco, che il professor Benvenuti, il legame che c'è proprio fra la geologia in realtà e l'uomo, perché comunque queste strutture, ripeto, sia che vengano utilizzate le pietre da costruzione o per abbellire le città, il legame è sempre molto forte. Mi riallaccio anche a quello che è stato detto nella presentazione del libro. Si utilizzano dei materiali che abbiamo a disposizione, lì si parlava di un altro argomento. In realtà, essendo anche delle strutture antichissime, si è detto che questa è una ex chiesa, l'ex chiesa di San Pancrazio. Ecco, questo manifesta, Carlotta, che in passato venivano proprio utilizzati i materiali che avevamo lì. Nel caso della pietraforte con Palazzo Pitti, la cava cosiddetta era proprio lì. In questo caso no, ad esempio questi leoni provengono da un altro luogo, ma sicuramente nei dintorni della cittadina, ovviamente, no? Ma c'è una curiosità? Una piccola curiosità, ma lo sai perché la pietra serena o in generale le rocce si sgretolano? No. Allora, questo proprio lo insegniamo a scuola. Quanto tra l'altro. Siete che ce lo spieghi. Sì, infatti. Tra l'altro nel programma di scienze ce l'ho questa parte molto interessante, perché le rocce ovviamente si sono formate con un processo piuttosto lungo, di cui in parte abbiamo parlato, in parte vi parlerò, anzi ve ne parlerò dopo, e quindi ritornano un po' in realtà soggette agli agenti atmosferici a quello che erano in principio. In questo caso ad esempio è arenaria, una roccia formata da sabbia, e a contatto con gli agenti atmosferici quali ghiaccio, vento, pioggia, tutto quello che può avere, come dire, una statua che è esposta, ecco, ritorna in realtà alla sua matrice iniziale, ritorna sabbia. Ecco, la arenaria è molto interessante, è tenuta in sé, ovviamente l'abbiamo anche già detto più volte, da un cemento. In realtà questi granelli non un cemento fatto dall'uomo, ma un cemento tutto sommato naturale. Ma quindi dove ci porterai? Allora abbiamo dopo, visto questo bel prossimo servizio che mostreremo ovviamente nella terza parte. Assolutamente, abbiamo visto questa specie di volo costruito, ovviamente abbiamo detto non con il drone, che ci porta a Fiesole. Bellissima Fiesole, è bellissima. Carlotta, proprio arroccata nella collina sopra il centro di Firenze. Andremo a scoprire qualcos'altro proprio in campagna. Quindi grazie Stefano, a dopo. A dopo. Cosa succede adesso? Che andiamo in pubblicità. Tadà, si prende una piccolissima pausa, restate sintonizzati perché come sempre torniamo subito. Rieccoci qua, prontissimi anche per questa seconda parte con l'angolo del libro. Ta-da! Bene. Nel salottino in compagnia del nostro prof Grifoni. Buonasera a tutti, buonasera a tutti. Come veramente sta? Io abbastanza bene. Quindi oggi in veste di scrittore. In veste di scrittore. Autore no, del libro, guardi, un sono, minuto di salute al sono giorno. Scritto, io sono un rappresentante delle emozioni, emozioni che penso siano emozioni che hanno tutti, che magari si esce anche male a descrivere, ma le emozioni fanno bene alla vita. Ci prova. Ci provo. Anche ultima sua fatica, esatto, no? Diciamo, esatto. Un minuto di salute al giorno. Certo, un minuto di salute al giorno che viene dalla mia trasmissione radiofonica, che sono le pillole della salute, e insieme al buongiorno dottore, che in poche parole è un contatto che ho con i cittadini, che è un contatto quasi quotidiano, che mi permette di dire quelle che sono oggi le cose che penso siano più importanti per tutti, cercando anche di far capire attraverso i libri e attraverso anche tutte le espressioni, per esempio anche quella del pronto soccorso, di spiegare o è così di sentirsi alla gente più vicina a noi. Sì. Oggi c'è la facilità delle persone a staccarsi, no? Da quelli che sono i problemi dei professionisti, e i professionisti si distaccano da quelli che sono i problemi della gente. Io vorrei invece questi due poli riavvicinarli. Sì. Quindi ogni pagina del libro è come una piccola medicina. È una piccola medicina. Per assumerla basta leggere con attenzione e con la giusta dose di curiosità. Sì, la curiosità è necessaria, perché senza curiosità non si può andare avanti. Esatto. Ma c'è un altro elemento che è molto importante insieme alla curiosità,
che è l'amore. L'amore. L'amore è la cosa. Io parlo sempre d'amore perché anche stamani parlavo in presenza di politici di amore, perché senza amore non si fa nulla, non si può approcciare niente, non solo l'amore per la passione per una donna, ma anche l'amore per, certo, anche per noi stessi, ma anche per tutto ciò che si fa. Certo, per tutto ciò per che lavoro, per si sente, passione, quindi l'attenzione, eccetera. Senza amore, per esempio, non si può pensare ora di risolvere, per esempio, i problemi della sanità, perché tutti i professionisti si devono riunire in un unico pensiero, che ci sono i cittadini da difendere, i cittadini che si devono difendere con l'animo predisposto a questo, cioè all'amore verso la gente. Parla di temi, ad esempio, di felicità, però anche di malinconia. Sì, sai, sono sentimenti che, stando all'interno di una struttura come il pronto soccorso, uno vede facilmente. La felicità, per esempio, potrebbe essere quella che si vede quando si aspetta una sentenza e che questa sentenza è positiva. La malinconia quando invece si ha una sentenza diversa e quindi si comincia a pensare a quello che potrebbe essere la vita dopo questa sentenza, cioè dopo la malattia. Cioè l'amore è la cosa più importante anche in questa situazione. Per esempio il fatto di capire e di ascoltare. Oggi dobbiamo imparare molto ad ascoltare gli altri, invece è una situazione, reale, un ascolto attivo. Reale, fattivo, attivo. Un ascolto, perché in genere quando noi raccontiamo un po' le nostre disavventure, chi è l'interlocutore o chi ascolta un po' dice vabbè, fa finta sostanzialmente di ascoltarci perché pensa con egoismo al fatto che lui fortunatamente non è in quella posizione. Prof, ma dove trova il tempo anche di scrivere libri? Ma io sai, trovo il tempo. Il tempo non è che trovo il tempo. Io non trovo il tempo. È il tempo che trova lei. No, è che ho a volte l'esigenza. Guardi, scrivere è importante perché su certi argomenti riesce una persona, esatto, a chiarire i suoi sentimenti e le sue condizioni. Quindi scrivere sulla felicità si rende conto che la felicità è condizionata da tanti fattori che sono anche una predisposizione dell'animo. Quindi nel libro si ispira appunto, quello come ci stava dicendo prima, alla cronaca quotidiana e attinge anche alla propria esperienza, sì, di medico. Sì, certo. È un libro con l'obiettivo di raggiungere tutti, per tutti. Un libro è con l'obiettivo di rappresentare in maniera anche abbastanza semplice delle situazioni che sono. Facciamo quelle. Facciamo degli esempi. Per esempio, prendiamo il caffè. Ecco, che è quello. Allora, caffè tutti bere, si chiedono, esempio, no? Quanti caffè si possono bere al giorno? Bella domanda. Bene, non lo sappiamo. No. No, perché c'è chi dice se ne può bere 4, per dire, c'è chi dice se ne può bere 5. Io credo che se ne possa bere quelli che sono necessari a condividere una socialità, perché oggi il prendere un caffè ha tanti significati, tanti significati. Perché quando una persona, un uomo, si rivolge a una donna e gli dice ma perché non prendiamo un caffè? E subito, se la donna capisce, il prendere il caffè ha molti altri sensi. La donna può rispondere, un caffè basta? Quindi uno si trova già in difficoltà per questo, ma quindi prendere il caffè, uno dice, beh, dopo averne presi tanti, dice scusa, ma non è che ci fanno male tutti? No, perché andiamo, ecco. Per scoprirlo basta leggere Un minuto di salute al giorno. Grazie professore, grazie, ci torniamo più tardi. Ciao. Perché adesso andiamo avanti con Le faremo sapere. Ta-da!
Ed ecco arrivato il momento che io adoro più di tutto in assoluto, quello che attraverso le nostre foto possiamo scoprire le emozioni e i sentimenti dei nostri amici che sono venuti a trovarci. Allora, caro Gregorio, adesso ti faccio vedere delle foto e tu mi dirai cosa ti fanno pensare. Va bene, pronto? Proviamoci. Vai, partiamo con la prima foto, un gruppo The Deer Hunter, che mi hanno detto è il tuo gruppo preferito. È un gruppo che considero preferito perché nell'ultimo periodo l'ho sentiti tanto e mi piace quello che fanno perché sono molto differenti, sperimentano tanto. Per chi non li conoscesse da casa, che genere fanno loro? Progressive rock, diciamo. Quindi ecco, tu sperimentale. Dal mondo del clarinetto classico, il tuo gruppo preferito è il rock sperimentale, quindi curiosa questa assonanza. Questo connubio. Perfetto, ok, andiamo avanti con la seconda foto. Oh. Un abbraccio con una persona che il pubblico non conosce così di spalle, ma io penso di aver capito, se non erro, il maestro Fabio Battistelli. Sì, è il mio considero ancora il mio insegnante, però è il mio ex insegnante di clarinetto, quello che mi ha accompagnato per 6 anni in conservatorio e che rimane, è diventato anche un amico oltre che un insegnante. E esempio di vita. Devo dire che io il maestro Battistelli lo conosco anch'io da ormai 10-15 anni, è veramente una persona speciale, un grande artista, molto bravo e disponibile. Questa è una cosa che non si nasconde al prossimo. La prossima foto, uno spartito con un clarinetto disegnato. Cosa ti dice questa foto? Che c'è tanto che può dare un clarinetto e tanto che può dare la musica e c'è tanto lavoro dietro allo studio di uno strumento, ma anche alla composizione o anche alla dedizione. Tu dovessi cambiare strumento, quale sceglieresti? Tromba. La tromba? Sempre uno strumento a fiato. Comunque uno strumento a fiato. Interessante questo. Il pianoforte no. No, abbiamo detto di no. Il pianoforte no, assolutamente. Senti, nella musica italiana leggera sono stati 2 grandi cantanti che suonavano anche il clarinetto, Lucio Dalla e Renzo Arbore. Quindi anche loro, come si vede, passa attraverso il clarinetto questo amore. Andiamo con l'altra foto, un cervello diviso in 2, la logica e l'emozione. Cosa vince secondo te? Posso dirti che la musica è l'unico, è uno dei pochissimi ambiti che collega entrambi gli emisferi, quindi non c'è una vera vittoria. Quindi per me lavorano entrambi quando vado a suonare, o quando qualcuno scrive, entrambi vanno a lavorare, entrambi gli emisferi agiscono. E tu sei un ragazzo più logico o emozionale? Penso più emozionale che logico. L'emozione deriva dalla logica? Che domande! Eh? Beh, sì, perché non vorrei dirti di no. È la vita a nascere nella logica o è la logica il fondamento della vita? Gigi Marzullo la notte alle 4 di notte. No, vedo i ragazzi nel teatro, cosa fate così? Stefano, cosa fai così? Guarda che ti vedo, Ti vedo. No, a parte scherzi, chiudiamo con l'altra foto, un grandissimo direttore d'orchestra, Riccardo Muti. Vorrei conoscerlo. Non l'ho mai conosciuto. No? No, purtroppo no. Allora dobbiamo fare questa carambata. Certo. Lo invitiamo pubblicamente? Però, guarda, devo dire, la settimana scorsa abbiamo promesso di far conoscere Pupo. Questa settimana Riccardo Muti, la prossima Mariah Carey.
Quindi non hai nemmeno mai assistito a un suo concerto? Dal vivo no, ne ho ascoltati tante ovviamente, le registrazioni, sia video che audio. Però nemmeno dal vivo mi è capitata questa opportunità. Quanto è fondamentale per te essere, avere un direttore bravo? Direttore bravo, diciamo, mette insieme le famose 40 menti di un'orchestra, ma possono essere anche 60, anche 100, anche di, molte di più se ci si mette di mezzo anche un coro. L'orchestra più grande con cui hai suonato? Con cui ho suonato era più o meno 150 elementi. Quanti? 150. Ah, ho capito, 1950 di quella Madonna. 150 elementi non sono pochi, caro Gregorio. Senti, dopo la tua esibizione sarai solo? No, sarò accompagnato da il mio quartetto, altre tre clarinettiste. Perfetto. Perfetto, allora sono curiosa dopo di sentirvi suonare e avrò anche una piccola richiesta che non vi dico perché sono sempre cattivo ovviamente con tutti. E quindi detto questo passo la linea dalla mia cattiveria alla bontà di Carlotta. Stefano e Simone, beh, accidenti, che intervista oggi, eh? Eh sì, sì, ma insomma un po' in generale anche artista. Beh, parlavamo di musica e di canzone. La canzone, cioè la musica è una bellissima espressione di comunicazione. Secondo te, dalla tua esperienza, quali sono gli ingredienti che fanno innamorare di una canzone? Cioè, c'è un'alchimia particolare oppure è un po' il caso? Bellissima domanda, complimenti. Secondo me, diciamo, l'imprinting viene sempre da chi la canta. Comunque riesce, chi ha il messaggio da dare, è quello che diciamo è fondamentale per il successo della canzone. Poi la canzone è chiaro che cioè anche come in tutte le cose, come in tutte le opere d'arte, c'è l'opera che riesce meglio e l'opera insomma che riesce un pochino peggio, ma insomma. Però è importante che l'artista abbia comunicazione e soprattutto che abbia delle caratteristiche uniche. Poi un altro problema che c'è oggigiorno è che tutti tendono a imitare tutti, cioè quello funziona, allora facciamo come lui, mentre in realtà non dico che è sbagliato, però in assoluto, però sarebbe interessante tirar fuori l'unicità dell'artista, un po' di sperimentazione quella, sì, anche perché comunque se il pubblico si affeziona a te, no al fatto di te che comunque imiti altre persone e entri in una coda che ce n'è un milione davanti a te, capito? Cioè per questo è un consiglio che do anche ai giovani artisti che si approcciano alle produzioni, di trovare sempre quella particolarità, quella unicità che può funzionare e che può piacere al pubblico. Beh, del resto, insomma, con Rock and Safe noi osiamo dove nessuno ha mai osato, parlando di temi in questo modo particolare. Esatto. E come vedi. Mentre no, i classici tormentoni, chissà che quest'estate quali altri tormentoni arriveranno, quelle hanno delle, dal punto di vista tecnico, hanno delle regole, perché sanno già che funzionerà? Allora, non sanno se funziona, però hanno diciamo il canone, la scrittura del tormentone, ecco, poi ci provano. E alcuni funzionano di più, alcuni funzionano di meno. Ah, ok, quindi però insomma, ci sono delle regole, sì, su cui ruotano fondamentalmente la ripetizione fino a che non viene a noia. Mm-hmm. Se la regola è questa. Bene. Ripetere il più possibile per far arrivare il messaggio nel modo più chiaro. Però non deve venire a noia, perché se viene a noia e io vado il giochino. Due figli a casa, io provo a educarle, però al tormentone non si può fare a meno. Esatto. Prima ci dicevi che stai lavorando su un progetto per Londra, di cosa si tratta, se lo puoi dire naturalmente? No, sto seguendo la fase di mix e master per una compilation che viene pubblicata da un'etichetta di Londra. Mm-hmm. Siamo su un genere musicale particolare? Un genere musicale particolare, molte ritmiche afroamericane, più che afroamericane, proprio africane.
Cioè le pulsazioni ritmiche africane e con la dance, chiaramente. Quindi c'è un ritorno al tribale? Cioè... Un ritorno al tribale, esatto. Bello, esatto, insomma, a me riporta gli anni 90, insomma, l'ho vissuto. Un ritorno al tribale, sì. Queste fasi. E, mentre ecco, in generale, no, abbiamo vissuto più intensamente, no, un forte momento dove, insomma, la trap o comunque, insomma, è stato molto forte. Come lo vedi come genere? È in calo a pro di qualche altro genere oppure è un qualcosa che durerà ancora? Ma allora, la trap in Italia ha avuto un percorso tutto suo, nel senso che non abbiamo noi origini culturali su questo genere, per cui è stato fatto diventare italiano e ha avuto anche un discreto successo, per cui, cioè, non è detto che sparisca subito, perché molti dicono sì intanto dura un paio d'anni, è una moda, poi sparisce. Non è detto, perché comunque ci sono tanti artisti che si sono cimentati nel genere e hanno avuto anche un discreto successo, per cui va visto un attimino l'evoluzione della cosa. Ma è vero, io lo sento dire nei corridoi, te sei un addetto ai lavori, magari lo sai, che le sale di prove si stanno riempiendo un po' di più, cioè ci sono i ragazzi che vanno a provare un qualche cosa? Sì, devo dire che, se posso fare il nome dei Maneskin, diciamo, hanno dato un grosso contributo a questo ritorno della musica suonata, perché molto spesso basta un computer, avere un minimo di pratica di programmazione per produrre dei brani, però la musica è anche contatto umano, come dicevo prima, per cui anche il fatto di suonare insieme crea delle energie, delle sinergie anche, che possono essere anche vincenti. Maneskin ne sono un esempio. Hai ascoltato l'ultimo album? L'ho intrasentito, lo voglio ascoltare meglio. Ok, allora poi in un altro appuntamento ci dirai, io l'ho ascoltato e, beh, di sicuro è orecchiabile, nel senso sì, che sì. Anche perché dietro c'è un produttore pop che ha fatto hit, esatto, in tutto il mondo, esatto. E quindi è un pop rock. Esatto, bravo. Simone, grazie davvero di essere stato con noi ci rivediamo in tante altre occasioni. Grazie a te. Ricordatevi che, insomma, potete contattarlo, ragazzi che volete, insomma, capire un po' come strutturare meglio la vostra opera musicale, che, insomma, magari così verrà qualcosa, no? Di più affinato. Grazie davvero, Simone. Grazie a voi. Simone. Grazie a voi. E grazie anche a te, grazie, Stefano. Grazie a te, Carlotta. Ci vediamo fra un paio di settimane. Prestissimo, quindi. Chissà in quale altro modo ci stupirai. Beh, lo scopriremo vivendo. Grazie. Cioè, sì. Sì. Adesso fuori porta. Quindi, Stefano, andiamo avanti con il terzo servizio. Sì, andiamo a vederlo subito, qui siamo in campagna. Prego, regia. Siamo usciti dal centro di Firenze e siamo a Monte Ceceri, nei pressi di Fiesole. Il professore ci porta in giro per questa strada sterrata di campagna per andare a visitare una cava di pietra serena. Siamo appunto a nord di Firenze, queste sono le colline di Fiesole. In realtà, come hai già detto, siamo nella collina di Monte Ceceri, un'area estrattiva proprio della pietra serena fino dal Medioevo, quindi qui c'è una frequentazione, diciamo, molto lunga dell'attività estrattiva di questa pietra, che in realtà i geologi chiamano macigno. Quindi c'è una differenza nel nome che i geologi danno a questa formazione rocciosa rispetto al nome commerciale di pietra serena, perché pietra serena è una qualsiasi arenaria grigiastra molto tenera che si coltiva in un'ampia area dell'Appennino settentrionale, più o meno da qui fino alle zone della Romagna, tanto per capirsi, dove le formazioni rocciose prendono nomi diversi. Stefano, se ora mi segui ti porterò davanti agli strati e potremo vedere in dettaglio alcune caratteristiche della roccia che in parte abbiamo già visto anche per la pietraforte e che richiameranno appunto i processi della sedimentazione torbiditica. Perfetto. Ora vediamo di non boccare. Qui, Marco, però vedo che c'è un'alternanza ovviamente litologica che riesco a distinguere chiaramente a occhio nudo. Parlamene un po'. Certo.
È la stessa alternanza che abbiamo visto con spessori diversi però nella cava di Montepaldi e della Pietraforte. Fondamentalmente è un'alternanza di tipi litologici più competenti e meno competenti, dove i più competenti sono le arenarie, che poi rappresenteranno la pietra serena che si cavava, e la parte invece che rientra nell'affioramento è la parte più fine, più argillosa, che è una componente più argillosa. E questo... Tra l'altro mi stavo chiedendo, Stefano, ma così lo fai stancare il professore? No, è proprio lui che ha fatto stancare a me, per caso. Era lui il padrone di casa, Carlotta, in quella zona la conosce bene, perché come ha detto poc'anzi, ci portano anche gli studenti ovviamente di geologia per insegnargli quello che è la campagna. Quindi appunto dalla città alla campagna e si vedono appunto tutti quegli strati di aria di cava che sono davvero curiosi. Allora, innanzitutto in questo caso vediamo un pochino più l'area di cava. In realtà cos'è l'area di cava, no? Perché poi i nostri telespettatori con tutti questi termini in realtà lo vogliono sapere. Le aree di cave, le cave in realtà sono delle aree che vengono coltivate, come diceva il professor Benvenuti, in realtà quindi viene estratta della roccia per poi utilizzarla come ornamento, come costruzione, come insomma quello che poi siamo abituati a vedere nelle nostre case. Di cave se ne vedono tante, l'importante è che quando cessano la loro attività estrattiva vengano reinserite all'interno del contesto ambientale, se no, come dire, si vedono piuttosto bene, quindi ci sono delle tecniche particolari per poterle reinserire. Ripeto ancora, lì siamo appunto a Fiesole, Monte Ceceri. Pensa a Carlotta, lì in quell'area, qui non l'abbiamo visto nel servizio, ma ci sono delle cave alatomie, addirittura sono della specie di gallerie dove vengono tenute in piedi con delle colonne, in realtà sempre di roccia, sembra di stare nei Flintstones. Se tu le vedi, bellissime, anche quelle fantastiche, tu le potevi vedere passeggiando all'interno del bosco, e quindi anche quella è una particolarità. Comunque, tornando a noi, l'altra volta abbiamo fatto degli esempi su come si forma la roccia, no? Questi enormi flussi, in questo caso di sabbia o di materiale più fine, che immaginiamoci veniva depositato all'interno, al di sotto dei mari, e poi riemerso ed eroso, come dicevo prima, come i leoni, no? Sottoposto agli agenti atmosferici. Anche in questa copertura si vede bene anche la differenza, no? Di quegli strati di cui tu mi parlavi. Quelli orizzontali. Esatto, quelli orizzontali. Perché gli strati sono orizzontali, o perlomeno in quel caso suborizzontali? Perché la sedimentazione, come dicevamo, avviene per decantazione e per gravità. Quindi le particelle decantano sul fondo del mare in orizzontale, e quindi se non ci sono stati dei movimenti tettonici, quindi dei terremoti, no? Per parlare chiaro, successivi gli strati rimangono orizzontali, invece alcune volte li vediamo verticali o addirittura rovesciati, e qui il geologo è quello, no? Che può capire qual è stata la dinamica di formazione di quel luogo. Qui siamo in Appennino, quindi se ne vedono tanti anche rovesciati o, come vedremo in seguito, anche piegati. Quindi Stefano, detto questo, ti salutiamo. Sì, prossima puntata dove ci porterai? Cosa ci farai scoprire? Prossima puntata, come i miei orecchini, ritorniamo cicloturisti. Ah, ma sempre le bici che non mancano mai, quindi. Sempre di scienze e di ambiente parliamo, quindi con un linguaggio piuttosto semplice. Siamo in Maremma del Sud, fra Capalbio e Manciano. Possono seguirti sui tuoi social? Assolutamente, nei miei social Facebook, Instagram e anche su RTV38. Certo. Oh, assolutamente. Grazie Stefano, a presto. A presto, grazie a te. Adesso torniamo a parlare del libro Un minuto di salute al giorno. Prof, un minuto di salute al giorno, quindi pillole di vita che rispondono a tante nostre domande. Certo. Prima ci stava facendo degli esempi. Lei perdona? Sì, no. È una donna che perdona? Perdona? No, lo so, io l'ho chiesto perché... Sì, dai. No, generalmente perché fa parte della... Dopo qualche giorno. Ma lo sa che le donne perdonano più degli uomini? Gli uomini sono più vendicativi delle donne. Davvero? Davvero. È una cosa che è incredibile, ma lei quindi non l'avrei come mai detto, donna sa? No, invece no. È così. Sembra che proprio le donne siano abituate, proprio perché fanno parte, devono stare dietro alla famiglia, hanno i figli, eccetera, perdonano di più. E quindi questo è importante. Sì. Perché gli uomini non perdonano, sa? Lei pensava, o almeno no, perdonano meno. No, sono più vendicativi. Lei lo poteva immaginare? No, questo. Assolutamente. Lei pensava che fossero l'incontrario. Il contrario. Sì. Lo so, invece non è così, sa? Si pensa a tante cose, ma
invece. E poi cos'altro è possibile scoprire? No, allora, vede, questo per dire che il libro guarda molto i rapporti che ci sono fra l'uomo e la donna, nella famiglia, guarda tutte le possibili evenienze della vita e quindi la possibilità di superarle e dando dei consigli, per esempio sulla dieta, per esempio anche sulla dieta mediterranea. La dieta mediterranea è una dieta importante per l'uomo perché gli dà più potenza. Vede, no, lei ride, ma è così, no. C'è scritto da tutte le parti. Lui ci dà una dieta mediterranea, è molto importante per l'uomo, forse anche per la donna, questo non lo so, ma per dire tante altre cose, quindi le vitamine, gli integratori e anche la possibilità, d'accordo, di instaurare dei rapporti che siano dei rapporti veri. Quindi c'è tutto dentro, c'è tutto perché sono delle riflessioni continue, ecco perché un minuto di salute al giorno, perché tra l'altro il titolo completo, guardi, lei non ce l'ha, ma glielo dico io, sì, è un minuto di salute, il titolo completo era un minuto di salute al giorno, cronache radiofoniche di ordinaria sopravvivenza, che era molto sopravvivenza nel senso che attraverso, questo è un libro che nasce dalla mia trasmissione radiofonica, sì. In questo, ecco, è un modo di sopravvivere a volte alle problematiche della vita. Tra l'altro questa è la sua ultima fatica, ma ne ha scritti altri di libri, ad esempio sì, il penultimo questo, uscito nel 2022, sì, proprio sì. Le forme sì, dell'amore. Sono, sì, sulle forme dell'amore era il penultimo, questo è l'ultimo, ce ne sono, c'è un altro che sta uscendo, che ancora deve uscire, ma che uscirà. Però è interessante perché, come dicevo prima, mi permette di chiarire alcuni aspetti della vita, ma per delle curiosità, no? Tipo il gossip. Sì. Il gossip è più femminile o il è maschile? Gossip, lei pensa... Bella domanda, secondo sì. Me è più femminile. Guardi, anche in questo mi sbaglio. E anche questo non è tanto vero perché il gossip lo esercitano anche gli uomini. Ma certo. Sempre gli uomini, anche se la donna riesce a, durante una conversazione, a sviluppare più di 20.000 parole rispetto alle 12.000 che ha un uomo. Ecco perché in genere quando due persone, marito e moglie, fidanzato o fidanzata, si incontrano e devono parlare, ovviamente l'uomo ha uno svantaggio nelle parole. Parla sempre. La donna, di più la donna. Ed è questo un modo per sopravvivere anche, no? E uno dice, va bene. Capire tutte queste tutte queste dinamiche. Sì, tutte queste dinamiche. E poi, ad esempio, altre cose. E poi, ma per dire... L'ascolterei a ore, professore. Sì, grazie, la ringrazio molto. Ma ce ne sono tante di cose. Perché c'è tanta cosa da dire rispetto, per esempio, a tutti i rapporti. Io mi cimento nei rapporti. Per esempio, lei sa, tant'è vero che questa è un'altra novità, che ci sono dei pazienti che mentono al proprio medico. Sì, me lo immagino. Perché dice, ma lei poi dopo viene fuori altre cose. Non è semplice per tutti. E questo, no, mentono, cioè danno delle informazioni che o non le danno e quindi il medico può essere svantaggiato, no? Nel delle informazioni, dover affrontare. Esatto, certo. E quindi, sai, a volte... Succede che perché magari uno si dimentica, altre volte perché non le vuole dare, e quindi questo è. Il medico parte svantaggiato. E il medico parte svantaggiato, cioè anche se il medico si mette nella posizione di ascolto col paziente, parte svantaggiato. Certo. Quindi lei dovrebbe chiedermi: ma perché una persona dovrebbe leggere un libro così? Eh certo, non lo so. A chi lo consigliamo? Non lo so, a tutti. A tutti. A tutti, però. Con la curiosità, come dicevamo prima, perché la curiosità è l'elemento dominante e quindi
tutti possono leggerlo, perché a volte dice... Grazie professore, questo me lo lascia, almeno certo, lo leggo. Certo. Bene? Certo. Questo, ma questo l'aveva letto? No, allora leggo anche questo, va. Guardi, io... Tutte e due, questi li prendo, eh? Sono li due cose firmo, diverse, eh? Sì, 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 lo sono so, due lo cose so. Diverse. Uno professore, è le minuto forme di saluto al giorno, l'altro è un forme di... Le forme dell'amore sono dei racconti. Dei si racconti. Racconta come l'amore appunto ha varie forme. Libro. Grazie, professore, in bocca al grazie. Lupo per tutto. Appuntamento grazie. Però a mercoledì, crepi eh? Il lupo. Mercoledì, con SS certo. Pronto soccorso. Ora poi mi farò dire qual è certo, da diletta. Momento, dalla diletta, perché grazie. Lo dimentico sempre. Grazie mille, bene. Prestissimo. Complimenti. Grazie mille, professore. Adesso andiamo avanti con il nostro Roberto, che ogni venerdì ci parla di una celebrità. Di chi ci parlerà oggi? Scopriamolo insieme con Luca da Star. Benvenuti a Look da Star! Venerdì scorso ci eravamo lasciati con i tre indizi che ci portano alla protagonista di questa puntata. Avete indovinato? Scopriamolo insieme! Il suo successo passa da un bagno a mezzanotte. Questo bagno è iniziato con un gruppo di giovani amici. Se non hai capito di chi si tratta, non preoccuparti. È tutto ok, respira! Elodie! Scriverò di amarti sulle note di un iPhone. Classe 1990, nasce a Roma da padre italiano, artista di strada, e dalla madre francese originaria del Guadalupe, ex modella e cubista. Elodie seguirà le orme della madre, iniziando a ritagliarsi la propria indipendenza, facendo la cubista e la vocalist nelle serate in discoteca. Queste prime esperienze saranno ben presto utilissime nella definizione del personaggio che diventerà. Sarà proprio la sua voce da vocalist che la spingerà a provare il provino per uno dei talent più in voga del primo decennio degli anni 2000, X Factor. What's your name? Elodie. Elodie. Sei Elodie. Francese? No, io sono italiana e mamma è francese, ma non so il francese. La diciottenne Elodie si mostra per la prima volta alle telecamere con il suo naturale castano chiaro, mosso e lunghissimo. Questa semplice e scoordinata ponytail ci trasmette tutta la tenerezza di una ragazza che con tutta la sua innocenza prova a cambiare la sua vita cercando di non deludere le sue aspettative. Che un attimo. L'anno dopo riceverà due di picche anche al talent show Amici di Maria De Filippi, ma sarà proprio questo talent che nel 2015 le darà la prima vera grande occasione della vita. Si presentò con questo bellissimo e androgino pixie cut rosa. Il suo signature look descrive la rivincita della cubista vocalist e apre le danze a quella che sarà la cantante italiana con i più sorprendenti cambio look. Cosa diranno i suoi capelli degli esordi? Non torneremo più. Non torneremo più. Il percorso ad Amici si concluse con un secondo posto, ma quello che le successe dopo fu l'inizio di un'altra vita. Ci vorrebbe un'altra vita per comprendere ogni cosa prima che sia già passata fra le mani. Un'altra vita è il suo singolo di esordio e raggiunse in poco tempo la cima di tutte le classifiche italiane. Nel 2017 viene inserita nel cast dei Big di Sanremo con una canzone bellissima. Peccato che perse però l'occasione di mostrarci il primo cambio look. Il pixie cut rosa aveva già fatto la sua parte e c'era bisogno di cambiare. Di chi è la colpa? Sì, forse è solo colpa mia, così non ci pensi più. Sono molto brava, sai, a rovinare tutto. Ma non hai rovinato proprio nulla. Anzi, nel 2019 hai scosso la nostra estate a base di sole e margarita. Tu, con quell'aria delicata. Il ritmo cambio look. Abbandona il rosa e allunga il pixie in questa frangia super sexy. Base scura e lunghezze bionde sono un mix stellare che mandano Elodie su un'altra costellazione. Quale?
Andromeda. La tua Andromeda, Andromeda. Elodie diventa immediatamente una delle cantanti più famose del momento, viene definita la Dua Lipa italiana ed il suo stile unico la rende anche un'icona di moda. Vogue le dedica articoli, case rinomate come Versace la idealizzano a musa ispiratrice ed il pubblico si lascia influenzare da questa giovanissima performer che si gode il successo sorseggiando un mix di tequila e guaranà. Tequila, guaraná, 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 tequila, guaraná, 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 tequila, guaraná. Con questo rasta extra lungo scoperchiò le carte in tavola e diede inizio ad un vero trend di sorprese in tema di hair look. Un look molto discusso e vi do quindi la mia opinione sottovoce. Elodie, sottovoce ti dico sì. Che se non serve a niente, sottovoce dirti sì, sottovoce dirti sì, sottovoce dirti sì. Stanotte solamente, sottovoce dirti sì, sottovoce dirti sì, mi sfiori. Con il famosissimo look che Natalia Estrada propose nel ciclone del nostro Pieraccioni, Elodie conquista veramente tutti i parrucchieri d'Italia e scoprirà che questa nuance è perfetta per valorizzare il suo bellissimo incarnato Oliva. Il suo successo decolla e va sempre più in alto, raggiungendo cime da vertigine. Ma sento ancora la vertigine quando dici che era inutile. Vertigine è stato il singolo più trasmesso delle reti nazionali per ben 4 settimane e raggiunge il successo anche in Europa, diventando il pezzo italiano più trasmesso del momento. Con questo look da amazzone glamour, Elodie va alla conquista di palcoscenici internazionali, confermandosi davvero una pop star a tutto tondo. Ma in quanto hairstylist mi viene di dare un consiglio spassionato. Cara Elodie, dovresti assolutamente alzare le proporzioni, dovresti inserire un po' di volume nella... No, non riesco a farmi capire. Nel gioco parallelo della kermesse più famosa d'Italia, voi l'avete messa nella vostra squadra? Come sempre, prima di dare la linea a Carlotta e Ivana Vamp, vi lascio i 3 indizi che vi porteranno a scoprire la star della prossima puntata. 1. Il suo destino da star era scritto sin da ragazzina. 2. È diventata la più grande vincitrice di Grammy. 3. La sua voce riconoscibile ed inconfondibile in ogni angolo del globo. Avete indovinato? Scopriamolo insieme nella prossima puntata con Look da Star! Cara Carlotta. Cara Ivana. Cara Carlotta. Cara Ivana. Oggi. Facciamo le serie. Oggi è una facciamo giornata molto le serie. Molto importante, 27 gennaio. Esatto, la data per la memoria delle vittime dell'Olocausto. E ovviamente abbiamo qua dei musicisti bravi, li ho sentiti in prova. Quindi ragazzi, che dite? Io ho una cosa che non vi avevo chiesto, scusate, ma... Purtroppo sono così cattiva, l'avevo detto che ero cattiva. Possiamo fare un extra, come si dice, tolgo la mia esibizione e vi do a voi il mio tempo. Se possiamo sì, sentire un pezzo sì, ebreo per dedicarlo. Al giorno della memoria. Grazie. Thank you.
bravissimi, bravi. Davvero molto bravi. Molto, molto bravi. Ma adesso, se puoi dirmi in tre secondi come si chiamano le tue colleghe? Le mie colleghe sono Giorgia Gabrielli, poi Valentina Carli e Matilde Michelin. Perfetto. Allora, caro Gregorio Del Vecchio, voglio sentire adesso l'esibizione che avete preparato per Le Faremo Sapere. A voi. Proprio bravi, cari ragazzi. E come diciamo sempre, quindi Vana? Le faremo sapere. In questo caso vi faremo sapere. Vabbè, io prendo ad esempio Gregorio, cara Carlotta. Grazie mille ragazzi per essere venuti qua a trovarci. Adesso, cara Carlotta. Cara Ivana. Tu alle 19 sei in cucina. E io sono in autostrada. Quindi, ognuno... Restate sintonizzati. Noi prendiamo le nostre strade differenti. Ci vediamo la prossima settimana e con lei fra pochino. Ciao! Yeah.